Lasciano le loro poltrone e scendono in strada i sindaci rappresentanti dei 58 comuni della provincia etnea. Sfilano per far sentire una voce unanime al di là delle appartenenze politiche contro i governi nazionale e regionale, responsabili dello stato di grave difficoltà economica e sociale degli enti locali. Così i primi cittadini lanciano l'allarme alla cittadinanza e alle forze politiche e sociali, denunciando la mancanza di dialogo tra le istituzioni e gli enti locali, che rischiano di diventare l'anello debole del sistema. Non chiediamo la luna sul patto di stabilità, sui rifiuti, sulla certezza dei trasferimenti, sulla piattaforma dell'ANCI e sul precariato, che ora andremo a illustrare a Sua Eccellenza il Prefetto, affinché sia il governo nazionale che il governo regionale si rendano conto che i sindaci sul territorio rappresentano l'avamposto delle istituzioni. E i comuni sono soltanto i comuni possono dare quelle risposte alle esigenze dei cittadini e alla necessità di garantire servizi essenziali. Prima dell'incontro in tarda mattinata con il prefetto di Catania, Francesca Cannizzo, stamattina sul palco di Palazzo della Cultura si è riunito un comitato spontaneo formato dai sindaci di Catania, Paternò, Gravina, Cireale, Ramacca e Maletto. Tra le proposte per salvare le municipalità, sottoposte al prefetto, l'adesione alla piattaforma ANCI Sicilia per costituire un consiglio delle autonomie locali capace di dialogare con la regione. In questi anni, da analisi fatte, i comuni hanno dato di più per il trasferimento del paese. Far fallire i comuni vuol dire non dare servizi, aumentare le tasse ancora di più e non tenere coese le municipalità. Previsto per domani un incontro dei primi cittadini con il Presidente della Repubblica Napolitano. Venerdì saranno a Palermo per un faccia a faccia con il Presidente della Regione.